Ciao a tutti, tartamici di Tarta YouTube TV, benvenuti, soprattutto tartamici sportivi e tartamici. Dove stai luogo? Juventini! No. Eccolo qua. Juventini! Qua c'è. Perché non riesco a. Sono handicappato, qua c'è Ronaldo. Qui c'è Ronaldo. Proprio lui ha segnato. Lui ha segnato. Grande Super Mario, grande Ronaldo. Se ne hanno sbloccata. Mi dispiace, amici milanisti. Che dire, analizzando la partita, non è che abbiamo fatto una bellissima partita, siamo onesti. Ha sbagliato molto il Milan, ha giocato molto male il Milan. Dobbiamo essere sinceri e onesti. Potevamo fare di meglio, però questa è la forza di avere i singoli che ci sanno sbloccare la partita. La Juve ne ha tanti, infatti si è impegnato col Mandzukic. Ronaldo si è trovato nel momento giusto, al posto giusto nel momento giusto. Diciamo la verità, un po' la. Non voglio bestemmiare, ma un po' Riccardi, diciamo. Il rigore che per carità c'era tutto, eh. Però continuano a fare polemiche, continuano a dire che c'era l'espulsione di Benatia. Forse sì, forse anche sì, non ne sono convinto al 100%, però quando l'ho vista per lo show ho detto, eravamo tutti Juventini in televisione con gli amici, e abbiamo detto questa è espulsione, mo l'espelle. Invece non l'espulso, perché poi rivedendolo effettivamente Benatia sta andando col piede sulla palla, il braccio è basso, eh. Non è che va col braccio verso la bloccare la palla. Gli rimpalla sul braccio, la prende sul piede il difensore e gli arriva l'attaccante, non dico chi era che l'ha presa, Higuain forse, e gli arriva sulla mano di Benatia. Che poi arriviamo a Higuain. Questo è. Quindi secondo me è involontario. E in aria ce ne esiste ancora l'involontarietà. Poi a discrezione dell'arbitro l'espulsione. Tutti a dire sì, al contrario mi risponde, bla 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 bla, ne lo so. Stanno facendo vedere i meme con Ronaldo quando stava a Napoli che si incazzava con gli arbitri, almeno si incazza con l'arbitro, la Juve si abbracciava con l'arbitro, una volta che è successo. Forse perché era più tranquillo nella Juve che vinceva, che era una squadra forte, ma. Poi Gonzalo. Io Gonzalo lo porterò sempre nel cuore, per me sarà sempre un grande il Pipita. Questa è la differenza tra noi e i napoletani, i napoletani lo vogliono morto, per noi resterà sempre il grande Pipita, che ci ha dato tanto. Poteva evitare con la scenetta, con la scenata, una scenetta, purtroppo ha fatto, si è fatto espellere. Purtroppo sicuramente avrà detto qualcosa là, il fallo c'era tutto, di che cosa ti lamenti? Gonzalo, 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 di cosa ti lamenti? Il fallo era. L'hai fatto il fallo, che ti stai lamentando, l'hai fatto. Basta, zitto e porta a casa, perché della munizione e porta a casa, no. Devi lamentare, continua, ma. E ti fate spere. E tutti a dire che la Juve rovina la partita, va bene. La Juve la rovina della partita. Oh, settimana è stata proprio ottima, devo dire. Minchia. Cominciata la grande, la domenica pomeriggio alle 12:30 la disfatta dell'Inter. Io ci godo, ragazzi, sarò antisportivo ma ci godo. Sono anti-interista al 1000 per 1000, ci godo, va bene? Ah. Poker 4-1 e si balla la Papu Gomez, la Papu Dance. E poi dopo, come se non bastasse, alle 3 il mio Taranto vince 3-0. Taranto Gravina 3-0, grande Taranto. Mamma mia, sto grande Taranto, speriamo che riesca ad arrivare in alto. Perché io sono juventino, ma sono prima tarantino, il mio sangue è rosso, il mio cuore è bianco-nero e il mio sangue è rosso-blu, come dico sempre.
Infatti non so mai se sperare che arrivi in Serie A un giorno o il tardo, perché se va a rimanere in Serie A non so per chi ti fa, è un po' un casino. Va, guarda che dice il chiudo. Manchester, Mourinho ha preso le botte, Mourinho ha preso le botte, Mourinho ha preso le botte, sono contento. Altra cosa che mi ha reso felice. Il weekend perfetto. Avesse perso pure il Napoli, sarebbe stato il ciocchettino, ma va bene così, il Napoli fa quello che vuole, rimane sempre dietro. Sempre dietro. Sfottite, indirizzi, sfottite, così, sfottite. Io mi sfotto così, quattro pire. Quattro pire! Ebbene sì. Mamma mia, che fine settimana, ragazzi. Niente male veramente. Quando polemiche sono a giro, ma te! Quando polemiche sulla Juve, sono stanco di sentire queste polemiche. Che dire più, ragazzi? Forza lui, lo desidera. Forza Juve! CR7. CR7! Già che non è un attimo a freddure. Andiamo in cucina a fare la sedia. Detto questo, io mi saluto, ci vediamo al prossimo video. All'Inter, sto che aspetto, ma lo sto aspettando grande all'Interista, come lo sto aspettando grande l'Inter, non vedo l'ora di vedere quella partita con l'Inter, non vedo l'ora. Mamma mia, che combinerò. Mamma mia, che ti combino. Comunque, detto questo, vi invito a seguirmi sui miei social che sono qua sopra. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate su logo qui in basso, da queste parti qui in basso. Condividete, condividete, condividete. Forza Juve, fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Forza Juve, fino alla fine.